Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Perdonate la faccia, adesso vi spiego tutto. Innanzitutto comincio con gli scusarmi per l'assenza, soprattutto qua sul canale YouTube. Ma come vi avevo specificatamente detto nello scorso video, che era il Chatty Get Ready With Me, mi sono operata, finalmente, dovrei dire. Era un po' che ero indecisa sul periodo e bla bla bla, alla fine abbiamo deciso questo e quindi cosa è fatta? Mi sono operata esattamente una settimana fa. Voi starete vedendo comunque video, foto su Instagram, eccetera, eccetera, che ho lavorato, registrato prima. Infatti è proprio una settimana che io non tocco cose, a meno che, insomma, per pubblicazioni, eccetera, eccetera. Potevo fare sicuramente di meglio, ma visto che mi sono svegliata gli ultimi 2 o 3 giorni, direi che possiamo starci. E comunque questo sarà un vlog della mia giornata. Tipo dopo l'operazione, sostanzialmente vi racconto un pochino le cose, anche se poi ci sarà un video esperienza dettagliato, come vi sto dicendo anche in questi giorni. È passata esattamente una settimana e quasi un giorno, perché oggi è sabato, io mi sono operata venerdì scorso, che era il 15. In realtà va tutto estremamente bene. Ieri è stato l'unico giorno, e dico l'unico, in cui ho avuto un po' di problemini, ma semplicemente per un fattore di punti, perché non so chi di voi ha mai provato l'esperienza, tendono molto a tirare, soprattutto se sono in zone tipo questa qua sotto, che comunque non sono piatte, e appunto si sente molto di più la trazione. In più io, appunto, come avete capito, se non l'avete già capito, mi sono operata al seno perché avevo una deformazione già dalla nascita, asimmetria. In più, con la perdita di peso, mi si era proprio andata a svuotare, quindi ho deciso di farlo perché mi iniziava proprio a creare disagio, e avendo la possibilità di fare questo intervento, logicamente l'ho fatto. Sicuramente non è stata una scelta facile, avrei decisamente evitato se fosse stato possibile, perché insomma non è proprio bello stare fermi, non poter guidare, andare dove si vuole, fare quello che si vuole, e devi chiedere aiuto per fare questo e lavarti, cioè ragazzi, è una palla al piede, però è una cosa che volevo fare, quindi diciamo mi pesa, ma non più di tanto, me la faccio andare bene. Da quando mi hanno tolto i bendaggi, perché appena ti operano c'è un tipo di bendaggio, adesso ne ho un altro, anzi c'ho proprio il reggiseno, questo qui con le tacchette, cambi proprio da così a così. Prima non potevo alzare le braccia, quindi dovevo chiedere molto più aiuto, adesso cerco di fare un pochino da sola. Cose impossibili da fare, per quanto mi riguarda, almeno per la mia esperienza fino ad ora, è mettermi le scarpe. Quella è l'unica cosa che non riesco a fare, per il resto riesco a fare tutto. Ah, forse lavarmi la schiena, non riesco a lavarmi la schiena, però vabbè, la doccia non la posso fare finché mi tolgono i punti, quindi starò tipo 2 o 3 settimane senza fare la doccia. Ma in compenso abbiamo comprato delle salviette che vendono i sanitari, o tipo acqua e sapone, questi posti così, che bagnandosi rilasciano sapone, ma non sono troppo inzuppate, ecco. Quindi sono fatte apposta per chi appunto deve lavarsi dopo operazioni, oppure per chi è proprio fermo a letto, quelle situazioni brutte brutte brutte. Io per fortuna dovrò usarle soltanto per tempo limitato. Sta andando tutto bene, a parte che ogni tanto vedete che faccio così perché ho il reggiseno qua strettissimo, quindi la respirazione ogni tanto è un po' più lenta, però ci siamo appunto. Mi avete sommerso di domande, ragazzi, davvero. Dopo appunto il video esperienza, perché ho girato le clip prima l'operazione, durante, tra virgolette, nel senso poco dopo, e appunto poi il dopo. Oltre a quel tipo di video, poi farò anche un Q&A, appunto con tutte le vostre domande, perché ne ho ricevute tantissime, ad alcune ho risposto, ad altre no. Quindi insomma, spero questa cosa vi faccia piacere, anche perché ho visto che in Italia video sulla mastopessi additiva, quindi con protesi, non ce ne sono tanti, cioè avrò visto tipo 2 o 3 video proprio di esperienza parlata. Vi faccio vedere le cicatrici, poi nel durante, tipo di protesi, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica cosa di cui non parlerò molto è i prezzi, però capitemi, non è una cosa secondo me carina di cui parlare. So che è l'elemento fondamentale, perché è quello che interessa a tutti. Vabbè, avete capito? Spero di sì. Poi comunque ogni chirurgo ha i suoi prezzi, dipende da chi andate. Dai, 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 vi do una piccola preview solo per farvi vedere il reggiseno, che vedete è così, poi adesso è ancora molta gonfia l'aria, dopo qua si dovrà proprio tipo delineare, perché io sento proprio che la protesi è fino a qua ed è durissimo ancora. Poi appunto, avendo fatto una mastopessi e non mastoplastica normale, ho i punti sia sotto, sia in verticale verso il capezzolo, e sia intorno al capezzolo, perché mi è stata fatta anche una riduzione e un ripositivo
posizionamento. Però appunto fortunatissima, ho preso io i miei primi 5 giorni antibiotico e poi zero antidolorifici, mai. Avevo sentito mille cose diverse, oh mio Dio farà malissimo eccetera eccetera. In più mi è stata messa sotto muscolo, che ho sentito che di solito fa ancora più male, e io non sento niente. Sarà che ancora non le ho smosse più di tanto, vedremo più avanti. Comunque in ogni caso adesso vi prendo così, perché stare con le braccia alzate troppo tempo mi dà fastidio, quindi adesso io ho appoggiato sui croccantini di Gwen e mi stavo preparando il pranzo. Mia madre è andata dalla parrucchiera. Ah, un'altra cosa, ecco, io ci sono andata l'altro giorno perché logicamente non sapevo come lavarmi da sola, e mi stavo facendo i funghetti in padella. Adesso andiamo ad aprire la Gwen, che qua come vedete fa la fuggitiva e poi volevi entrare. Poi appunto è una settimana che sto praticamente sul divano, è l'unico luogo in cui mi sento comoda. I primi ragazzi 3 giorni sono stati tremendi per quanto riguarda la schiena e come dormire la notte. Avevo tutto il collo incriccato e appunto da quando poi mi ha tolto le bende sono riuscita a dormire meglio, anche perché avendo questo reggiseno, anche se stai più stesa, non si muovono le protesi. Quindi mi sono vista tutti i film di Sky, sostanzialmente quelli che volevo vedere da tempo, e mi sono vista tutta la serie di Vikings. Questo è quello che è accaduto, nulla di eclatante nella mia vita. Dopo devo farvi vedere però un pochino di cose che mi sono arrivate, perché sì, devo un attimo recuperare il nostro aggiornamento prodotti. E adesso mi sono fissata con questo canale di Sky che si chiama Crime Investigation. Ragazzi, io sono fissata con queste cose, lo so, un po' macabro, però assassini, serial killer, cioè adoro sentire queste storie. Ma proprio mi piace come processano il tutto, riescono ad arrivare alla soluzione. È quella, non l'atto in sé, cioè capiamo che qua l'anestesia mi ha dato alla testa. Qui c'è il mio cagnolino che prende il sole. E basta, ci sentiamo più tardi, così adesso mi faccio una bella pappata. Ok, appena finito di vedere Amici, mi stavo lavando a pezzi sempre, e visto che appunto adesso dobbiamo uscire e fare una passeggiatina, perché c'è un bellissimo tempo, un po' di vento questi giorni, però c'è la mia camminatina giornaliera. Tra l'altro non so se avete notato una cosa, il piercing praticamente il giorno dopo appunto dell'operazione, perché come sapete vanno tolti tutti, orecchini, piercing eccetera, ho tentato di rimetterlo e ho perso la pallina, non potendomi chinare è stato un parto trovarla. L'ho persa tipo 4-5 volte, alla sesta l'ho persa definitivamente, non l'ho più trovata. Avevo soltanto questo cerchietto, visto che mi mancava proprio, ogni tanto facevo così e non lo sentivo, ho detto devo metterci qualcosa, quindi lo ricomprerò, perché questo non lo so, non mi convince molto sul mio tipo di naso. Passeggiatina ristrutturante Wendy. Merendina con il tè e questi biscottini qui. Qui c'è il cagnolino pulito dalla passeggiata. Lei con la tisana, vedete. Allora, mi risulta strano fare dei video così, perché io sono molto pudica, non si direbbe. Però volevo farvi vedere, mi sto lavando da sola per la prima volta le ascelle, perché col fatto delle braccia che non riesco ad alzarle troppo mi viene molto difficile. In più da questa ingolatura si vede benissimo che qui sopra sono ancora gonfie, che vedete è tipo tutto un po' rigido. Poi qui mi era venuta una piccola bollicina di acqua, questi sono ancora i segni del pennarello. Comunque in ogni caso vi faccio vedere il mio mezzo per lavarmi l'ascella. Spugnetta, ne ho comprate tipo 74, la bagno e utilizzo, vabbè, questo sapone qua che è quello delicato, perché ho problemi di pelle sensibile questi giorni. Col sapone, altra cosa che mi dà molto fastidio è il gonfiore sulla pancia, però me l'avevano già spiegato, perché comunque è il gonfiore di questa zona che scende, come tutti i lividi, tutti i traumi tendono a poi scendere per forza di gravità, niente di più. Quindi già quel gonfiore, in più l'anestesia tende molto a gonfiare la pancia e anche l'antibiotico. Quindi sì, questi giorni sto mangiando un po', diciamo, quando ho fame, un po' come le donne incinte, non è che ci sto più di tanto attenta, insomma giorni più giorni meno. In più c'è questo gonfiore generale, però per il resto va tutto molto bene. Questo reggiseno, come vi dirò poi anche nel video, l'ho preso da Amazon, costano un fottio questi qua post operatori, però sono una manna dal cielo, sono comodissimi. Col fatto che ci devi logicamente dormire e vivere praticamente in simbiosi, ci mancherebbe, insomma, dopo quello che mi paghi. E ne ho due logicamente, perché quando lavo questo metto l'altro.
altro e bla bla bla. Nel video vi dirò tutte queste spese extra, magari non vi parlerò del costo effettivo dell'operazione, che comunque in linea generale si sa, però sicuramente vi calcolerò tutte le spese extra, che sono comunque tante, a partire dalle analisi preoperatorie, agli accessori, creme, cazzetti tipo appunto reggiseno. Adesso quindi ho fatto vedere pure il lavaggio e dopo la camminatina, la merendina, mi vado un attimo a distendere di nuovo, perché verso la sera sento tantissimo i punti tirare. Dopo una settimana, ragazzi, cambio outfit. La felpa è cambiata, ve lo posso assicurare, è diversa. Maglietta sotto è sempre nera. Tra l'altro non so se vedete, ma i capelli mi si sono svirgolettati. Ecco perché li tagliavo sempre arrivati a questa lunghezza, perché vedete come fanno, si appoggiano sulle spalle. Tac, prendono il volo. Pantalone, tuta, pigiama. Calzino in de pigiama. E ciabatta di serpe verde. Adesso vi faccio vedere cosa mi è arrivato ultimamente. Soprattutto due prodottini di MAC da Octoly. Sono di due collezioni diverse. Primo è un Dazzle Highlighter nella colorazione Dazzle Gold. Non lo swatcho perché volevo farci una foto, un mini video che appunto lo riprendesse nel suo stato migliore, però come vedete wow. E l'altro prodottino invece è un prodotto labbra ed è un rossetto liquido. Questo qui si chiama Commotion Motion, forse così si legge. Io l'ho preso sia per il pack, che sapete ho un problema con questo tipo di packaging con i brillantini sul tappo, ho anche la collezione natalizia credo di 2 anni fa di Jeffrey e quindi niente, lo volevo troppo avere per collezione in generale, ma il colore è una roba, ragazzi. Cioè, non rende minimamente dalla videocamera, perché è molto più acceso come fucsia. E poi forse da qua si capisce, ha dei riflessi viola. Quindi sono molto curiosa di provare anche questo. Sicuramente ci farò un mini video appena sono più mobilitata a farli. Quindi ringraziamo Octoly per queste perle. In più oggi da Sephora Studio Re mi è arrivato anche il Foreo Fofo, che è questo aggeggino qui. Domani lo provo sicuramente per la skincare. È praticamente una cosa nuova, perché tramite l'applicazione e i sensori dietro al dispositivo riconoscono il vostro tipo di pelle, tipo disidratazione, queste cose, a seconda della tipologia vi imposta il trattamento, che poi voi ci potete mettere il prodotto che volete, che sia detergente, struccante, bla bla bla, e appunto nel mentre lo passate. Quindi curiosa. E altre cosine ve le faccio vedere più avanti, perché poi ne ho tante che ho accumulato in questo periodo. Cioè, sono quasi le 8, quindi devo anche trovare cosa farmi per cena. Per cena mi sto facendo una frittata con il cavolfiore, che avevo cucinato, mi sembra, ieri. Quindi un uovo, cavolfiore, che avevo ripassato un po' con l'aglio, basta. Padella antiaderente e si vola. Io lo faccio cuocere basso basso col coperchio. Poi giro, fuoco un pochino più alto, senza coperchio. Siamo giunti alla parte della serata. Questo è come dormo, ragazzi. Due cuscini, questo messo tipo un pochino più giù, adesso lo sistemo. Che pazzeschita, ho passato la serata a guardare programmi di chirurgia estetica, appunto, con mia madre che commentava. Quindi anche questa giornata è giunta al termine. Non so quando riuscirò a fare un altro vlog più che altro interessante, perché vi ho raccontato tutto oggi. Ci vediamo presto. Se il video vi è piaciuto, pollicino, iscrivetevi e io vi aspetto i prossimi video. I found the dream that I can speak to. I found the dream.